I leader mondiali riuniti a New York hanno chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza all'apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. I capi di diverse nazioni hanno criticato la guerra in corso tra Israele e Hamas, mentre aumentano i timori di una guerra Signor regionale in Medio Presidente, Oriente con l'escalation del conflitto tra Hezbollah e l'esercito israeliano. e seguendo lo stesso ragionamento, sosteniamo ovviamente il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato, ma affinché questo possa vedere presto la luce è necessario che i palestinesi lo affidino a una leadership ispirata al dialogo, alla stabilizzazione del Medio Oriente e all'autonomia. Pur affermando che Israele ha il diritto di difendere i propri Diritto confini, fondamentale Meloni ha dell'uomo, invitato il paese a rispettare il diritto internazionale che protegge le popolazioni civili. La premier italiana ha chiesto un cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi dell'attacco del 7 ottobre scorso. Oggi nel polo fieristico di Sicilia, Fiera, si è svolta l'inaugurazione di E-San, l'Expo del Mediterraneo della transizione energetica. 3 giorni intensi tra networking, incontri, tavole rotonde all'interno della più grande area espositiva del sud, nel cuore del Mediterraneo. Presenti le istituzioni, gli ambasciatori del Kenya e del Patto Europeo del Clima, Ramon Vila. Ecco cosa ci hanno detto i nostri protagonisti. Quanto è importante organizzare questo evento in Sicilia oggi e come questo contribuirà allo sviluppo del nostro territorio? Oggi è importante valorizzare la transizione energetica, appunto perché il territorio ha bisogno di poter valorizzare tutto quello che è domani mattina la sostenibilità. Oggi guardiamo all'interno di E-San automobili elettriche, quindi la e-mobility, vediamo appunto insieme alla Commissione europea quando riguarda la giornata della mobilità sostenibile, vediamo dall'altra parte invece negli altri padiglioni energia rinnovabile prodotta non solo dal pannello fotovoltaico tradizionale che conosciamo tutti, ma come parlava poc'anzi il Ministro anche offshore, quindi la Sicilia continua ad essere protagonista nello scenario europeo per la transizione energetica. Quali sono le principali misure adottate dal Kenya per la transizione energetica? In Kenya we have a lot of initiatives on energy transition. First of all, I want to say that Kenya is one of the countries which is operating 93% on renewable clean energy sources. Most of our energy comes from geothermal power. We have wind power, solar and hydropower. So we have a lot of renewable energy resources being developed in Kenya. Su questi progetti sull'energia rinnovabile abbiamo già, siamo il primo paese con 93% di energia pulita e lavoriamo moltissimo con energia geotermica, pannelli solari, già lavoriamo con energia solare, eccetera. Quindi per noi stiamo già lavorando tanto. Quale ritiene debba essere il ruolo della Sicilia nella transizione energetica in Europa? La Sicilia ha un ruolo fondamentale perché la posizione strategica è importantissima, è nel centro del Mediterraneo e allora può essere un esempio non unicamente per l'Italia ma anche per il Mediterraneo. E la transizione energetica è importantissima per avere una meglio qualità della vita e una meglio sostenibilità in Europa. Dei nuovi
nuovi equilibri geopolitici, la necessità e l'opportunità di trasformare la Sicilia in un grande hub energetico. È d'accordo con questa affermazione e come realizzare questo obiettivo? Assolutamente sì, quello che sta accadendo a livello globale, lo scoppio della guerra russo-ucraina prima, gli altri avvenimenti geopolitici che hanno destabilizzato il mondo occidentale impongono una riflessione anche sulle fonti energetiche alternative rispetto al petrolio. La Sicilia, per ovvie ragioni di geocentrismo all'interno del Mediterraneo, per ovvie ragioni climatiche, ha tutte le condizioni per diventare un hub all'interno del Mediterraneo. Lo sta facendo con alcuni impianti di valenza internazionale, penso a Enel Green Power che ha realizzato a Catania, grazie anche alla sinergia con l'amministrazione comunale, la più grande gigafactory d'Europa, grazie anche a moltissime altre imprese siciliane che stanno investendo in questo settore, quindi credo che la Sicilia abbia tutte le carte in regola per svolgere una funzione fondamentale all'interno di un settore quale quello della transizione energetica, altrettanto fondamentale per la nostra nazione. Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro soggetti che all'interno di un'area nella zona di Picanello detenevano 10 kg circa di marijuana e hashish. I militari, dopo aver notato movimenti sospetti da parte di alcuni scooter nei pressi di un terreno agricolo con diversi ruderi nella suddetta zona, hanno avviato i controlli che hanno consentito di individuare l'arrivo di due soggetti di 24 e 19 anni scesi da uno scooter per fare ingresso nell'area recintata. I finanzieri in osservazione sono pertanto intervenuti procedendo al controllo dei due giovani e alla successiva perquisizione personale e dei luoghi, nel corso della quale sono state rinvenute oltre 70 buste di marijuana per un peso di 400 grammi e un panetto di hashish del peso di 900 grammi. Droga sono stati tratti in arresto e tradotti presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza. Ciao a tutti da Claudio Cecchetto, so che siete lì per questa bellissima presentazione di Roby DJ Onofri, un altro che come me è nato DJ e praticamente sarà DJ tutta la vita. Eccoci qui, grazie Claudio. Buon pomeriggio, benvenuti alla Sala Tevere nella Regione Lazio. Io ringrazio subito la Regione Lazio per averci concesso questo luogo così prestigioso. Oggi siamo qui per presentare il libro che si intitola Dal Mar Tirreno a Ocean Drive, di un DJ, DJ Roberto Onofri. Io vi voglio ringraziare anche perché fare questo lavoro non è sempre facile, ci sono momenti difficili, ci sono momenti in cui comunque, come diceva l'assessore, insomma, non tutte le cose vengono per il verso giusto. Io ho avuto questi due miti che dico anche nel libro: Claudio Cecchetto perché era DJ, sì, ma presentatore televisivo, tutti si ricordano il Gioca Giù, no? Queste cose bellissime che ha fatto di Sanremo. Però io avevo un idolo nel mio cuore che si chiamava Riccardo Cioni, uno dei più grandi DJ italiani, nato a Livorno, con il quale io ho fatto la scuola, purtroppo prematuramente scomparso, ma è stato quello che mi ha dato l'input, il DJ show mix, cioè andare in giro nel mondo e divertirsi. Sono cose belle da far vedere nel mondo come funzioniamo noi. E tanti italiani si uniscono e possono essere veramente una forza sola. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 26 settembre di Globus Television. Giovedì, giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 32 gradi. Mari, Mar Tirreno poco mosso, Mar Ionio da mosso a poco mosso, Stretto di Sicilia poco mosso.